Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Il Natale è già passato, ma i festeggiamenti non si fermano qui perché abbiamo davanti a noi almeno un'altra settimana fino a Capodanno e oltre magari, per cui ho deciso di lasciarvi con un ultimo video di outfit, spunti per questi giorni così speciali, per sentirsi sempre super stilose e super pronte per fare festa. I protagonisti di questo video sono due cosine molto speciali che ho acquistato di recente, quindi sono due new entry e una di queste sono queste scarpe che ho acquistato di recente. Adesso ve le faccio vedere un pochino meglio, le ho acquistate da Zara e me ne sono innamorata subito perché sono blu e piene, pienissime di brillantini, sono veramente bellissime e queste scarpe qui mi hanno dato esattamente lo spunto per questo video perché sono delle scarpe veramente stupende, sono molto molto in questo periodo perché hanno il plateau, il cinturino e il tacco giga, sono tipo boh, 12 centimetri, non saprei, però sono stupende. E il secondo protagonista è questo cappotto, che è un cappotto nero in lana, classicissimo, oversized, con le spalle morbide, non troppo strutturate, e in lana. È un cappotto che mancava nel mio armadio e me ne sono accorta l'altro giorno quando ho dovuto fare un evento a Milano e sono quasi morta dal freddo, per cui non ho badato alle spese, sono andata e l'ho comprato e sono super contenta di questo acquisto perché è di una qualità proprio wow, tiene un sacco caldo ed è perfetto per essere indossato sopra moltissimi outfit invernali. Detto ciò, passiamo subito agli outfit che voglio condividere con voi per appunto darvi qualche idea per questi giorni di festa. Il primo è appunto quello che sto indossando ed è un super outfit che sto amando. Questo l'avete già visto perché l'ho acquistato di recente e sono questi pantaloni blu a palazzo e con quadratini fucsia e per la stessa ragione ho acquistato anche questo maglioncino appunto per indossarlo con questi pantaloni. Questo outfit è davvero stupendo, molto molto elegante, ma si presta anche per i giorni un pochino più festivi, più festosi e più sbrilluccicosi perché appunto quest'anno è di tendenza il fucsia e io non potevo essere più felice perché è un colore che mi dona. Ma poi è un outfit che può essere indossato anche alle cene in famiglia perché non è troppo osé e quindi è una situazione win-win, perfetto per qualsiasi occasione. Indossato poi con questi super tacchi diventa l'outfit perfetto anche nelle occasioni dove dobbiamo essere un pochino più extra. Passiamo ora al secondo outfit, che è questo outfit qua, prende in prestito dei pezzi dal guardaroba estivo perché è appunto questa gonnellina salopette che avete già visto e rivisto, probabilmente molte di voi ce l'hanno già nell'armadio, per cui ottimo come spunto perché mi sono sbizzarrita su come poterla indossare in inverno e la soluzione appunto è una camicina molto molto carina in seta e con magari dei bottoni un pochino più particolari tipo questi che sono veramente stupendi, guardate qua quanto sono belli questi bottoni. Sono dei bottoni bijou appunto e poi delle calze. Ho preso di recente queste calze qua che avete visto anche nel video haul e sono dei collant molto molto morbidi che ho acquistato da Calzedonia e sono blu e quindi sono perfetti per essere abbinati a questa gonnellina qui perché appunto neri magari sarebbero stati un pochino troppo sparati, ma questi qua che sono blu sono perfetti, tengono caldo e insieme ai tacchi rendono questo outfit super super party style. E ovviamente qui entra in scena anche il bellissimo cappotto che
Ho preso apposta a lungo per poterlo indossare in inverno, anche con gli outfit un pochino più leggerini, perché io sono una di quelle persone che adora indossare cosine non troppo pesanti sotto e molto belle, come ad esempio anche i pantaloncini con le calze e i vestitini, e sopra però ha bisogno di quello strato che copra bene e che mantenga il corpo caldo, e questo cappotto appunto è perfetto, può essere abbinato a ognuno degli outfit che vedrete poi qui a seguire. Passiamo quindi ora al terzo outfit, e anche questo è preso in prestito dal guardaroba estivo. In questo caso abbiamo una gonnellina molto molto bella, con anche dei dettagli floreali in rilievo, e questa giacca qui che è in cotone, quindi un pochino più estiva, però si presta alla perfezione per essere indossata in uno stile un pochino più party style. Questa giacca qui è bellissima perché ha le maniche un pochino lunghe, molto lunghe in realtà, ed è una giacca di Patrizia Pepe, ma è stupenda perché poi è corta, molto fitted e si adatta perfettamente al corpo e lo fa sembrare ancora più bello, perché appunto si restringe nei punti giusti per valorizzarlo. Per il quarto outfit vi voglio proporre una cosa che sicuramente avrete nell'armadio, perché è stato il capo protagonista negli ultimi anni, e cioè la gonna in seta. Questa è stupenda, di nuovo blu, come avrete capito il mood di questo video è blu, fucsia e nero, perché sono i colori che mi attirano di più in questo periodo, e in questo caso abbiamo uno di quegli abbinamenti che io adoro tantissimo, e cioè la seta abbinata alla lana, quindi texture completamente all'opposto ma perfette per la stagione. La gonna per stare in mood festivo e il maglione invece per stare al caldo ma comunque sexy, perché essendo cropped ci permette di avere comunque un po' di stile, e appunto abbinandoci le scarpe tutte belle brillantose diventa l'outfit perfetto anche per la serata di Capodanno, quando magari usciremo anche fuori per vedere i fuochi in strada. E in questo caso potremmo abbinare le scarpe indossando sotto un paio di collant, o la gamba nuda se non avete particolarmente freddo, ma qui di nuovo il cappotto diventa il pezzo che ci salva la serata, oppure ancora meglio, che va tanto in questo periodo, ci si può indossare sotto il calzino caldo in lana. Ovviamente vi sto proponendo tutti questi pezzi perché o li abbiamo nell'armadio perché sono stati veramente visti e rivisti negli ultimi anni, oppure perché si trovano facilmente da Zara, da H&M, oppure da Bershka, in tutti i negozi, tutte le catene più famose a cui potete pensare, anche Mango, potete trovare questi pezzi che vi sto proponendo, perché sono evergreen ma comunque di tendenza, e quindi li trovate molto molto facilmente se non li avete già nell'armadio. Passiamo al quinto outfit, abbiamo un all black ma per niente banale, perché abbiamo questa gonna pantaloncino molto molto mini, quindi cortissima, però sono veramente belli da abbinare a un top un pochino più particolare, perché nero non deve significare per forza banale, perché abbiamo appunto questo top con le manichine a sbuffo a pois, ed è un outfit perfetto per essere pronte e in mood da festa, però se amiamo appunto indossare all black possiamo sentirci comunque un pochino più speciali, un pochino più da festa. E per rendere l'outfit ancora più particolare, ancora più mood capodanno, possiamo abbinarci questi collant bellissimi che ho preso di nuovo da Calzedonia. Ve li ho fatti vedere ma molto velocemente nel video haul più recente che avete visto,
Ma questi sono veramente bellissimi, sono della linea tipo Feelings, se non ricordo male. Comunque troverete tutti i link sotto il video, mi raccomando, andate a darci un'occhiata, però sono veramente bellissimi perché hanno tutti questi disegni un po' tipo da sognatori e li adoro tantissimo. Questi collant sono veramente speciali e danno quel tocco un pochino più particolare all'outfit, lo rendono un pochino più speciale. Con questo è tutto, avete visto tutti gli outfit che volevo farvi vedere in questo video. Spero abbiate apprezzato le idee e se ne avete delle altre con magari pezzi che probabilmente tutte noi abbiamo nell'armadio, scrivetemele qua sotto perché sono molto utili in questo periodo. A quanto pare i prezzi sono proprio alle stelle e uno magari non così facilmente va ad acquistare cose nuove e quindi magari ci si sbizzarrisce un po' di più con quello che si ha già nell'armadio, per cui condividiamo qui con tutte noi le idee. Io vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco. Vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con me quest'anno. Spero di rivedervi di nuovo qui l'anno prossimo, ma fino ad allora prendetevi cura di voi e alla prossima. Ciao!